Quindi Seliario può sembrare anche una semplice raccolta di informazioni giornaliere. Il memoriale no, il memoriale è basato soprattutto ed esclusivamente sui ricordi del passato. Voglio parlarti della voce narrante. E parlandoti della voce narrante, ti parlerò quindi della focalizzazione. La focalizzazione risponde alla domanda chissà qualcosa? Come dà le informazioni? La voce narrante è colui che conosce la storia, è colui che la racconta. Ci sono tre diversi tipi di focalizzazione: la focalizzazione zero, la focalizzazione interna e quella esterna. La focalizzazione più utilizzata nella narrativa è forse la focalizzazione zero o non focalizzato, dove ritroviamo un narratore onnisciente. Cosa vuol dire un narratore onnisciente? È colui che sa tutto di tutti e sa come inizia la storia, ma sa anche come andrà a finire. E riesce persino a leggere negli animi dei personaggi e nei pensieri dei personaggi stessi. Li giudica anche, quindi il narratore onnisciente io l'ho sempre visto come una sorta di Dio che vede tutto dall'alto. Nella focalizzazione esterna, il racconto viene fatto in maniera oggettiva, quindi il narratore non conosce i pensieri né tantomeno riesce a leggere negli animi dei personaggi, ma rimane sempre soltanto un testimone, una sorta di giornalista che racconta i fatti come gli sono stati detti o comunque come li ha visti. E diciamo che questa focalizzazione, questo tipo di focalizzazione porta a una sorta di mistero, quindi intriga, diciamo, un po' il lettore e lo incuriosisce. E viene soprattutto usata per i romanzi gialli e quelli d'avventura, ma tuttavia può essere riscontrata anche nei libri di Hemingway. La focalizzazione interna. Il narratore è un personaggio interno alla vicenda e la narrazione viene fatta dal suo punto di vista. Naturalmente si usa la prima persona. Quindi, allora, la focalizzazione interna può essere sia fissa che multipla. Fissa quando interessa il punto di vista di un solo personaggio, multipla quando interessa il punto di vista di più personaggi. Più punti di vista di più personaggi si intrecciano tra di loro e ricordiamo che però i personaggi sono sempre interni alla storia, sia che la focalizzazione sia fissa, sia che la focalizzazione sia multipla. Questo tipo di focalizzazione è utilizzata soprattutto per scritti autobiografici, romanzi epistolari e quindi anche il diario. Ci può essere nel diario una sorta di focalizzazione interna fissa. Ma una cosa molto particolare è quella di vedere anche dei romanzi scritti in terza persona come focalizzazione interna, cioè quindi il punto di vista di più personaggi che si intrecciano tra di loro e quindi c'è una sorta di focalizzazione interna multipla. Alcune opere scritte in terza persona che hanno focalizzazione interna multipla sono per esempio quelle del Verga, come, non so, I miei odiati Malavoglia, alcuni romanzi di Svevo. Altro argomento che interessa la focalizzazione interna e quindi l'opera che tu vuoi scrivere è quello di tre importanti espressioni comunicative, quali sono il discorso diretto libero, il monologo interiore e il flusso di coscienza. Il flusso di coscienza consiste nella liberazione dei nostri pensieri, quindi l'esprimersi dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni e quindi è la base del diario, ma non solo del diario, anche dei romanzi psicologici. Il monologo interiore è invece una tecnica che usa il discorso introspettivo del personaggio, quindi c'è il personaggio che parla tra sé e sé.
Una formula di monologo interiore è anche quella del dialogo, dove l'io letterario si divide in due. E quindi il personaggio che scrive si divide in due, e c'è una domanda, c'è una risposta. E a farsi la domanda e a farsi la risposta è sempre la stessa persona, cioè quella che scrive. E così si continua proprio come un dialogo fra due persone, che poi alla fine non c'è nessun dialogo fra due persone, ma è sempre lo stesso personaggio che... Per questo video è tutto, spero di esserti stata utile, spero di essere stata utile a tutte le persone che mi seguono e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!